Amici neonati, bentornati e benvenuti in Piemonte, a Santo Stefano Belbo, patria del moscato. Siamo in casa Mongioia. Ora venite con noi a conoscere Riccardo e Maria, i fautori di questo miracolo. Io volevo subito conoscere la tua famiglia e quello che è per te il moscato, perciò tradizione, un po' di innovazione e quel pizzico che hai messo anche un po' di essere un po' fuori riga rispetto a tutto il generico. Sì. Parlaci di questo. Allora, la nostra azienda affonda le origini nel 1840, quando già si pensava al moscato. È una cosa incredibile, già si era piantata una grande estensione di moscato per l'epoca, e questo genoma si porta fino a oggi, quando prima mio padre, adesso io, con Maria, la mia compagna, non vediamo altro che moscato, non pensiamo ad altro, e abbiamo creato questa azienda proprio con amore, con un sacco di espressioni che tutte parlano di moscato. Quindi il denominatore comune è questo, però veramente all'interno di questo nome moscato c'è veramente un universo, e l'abbiamo espresso in 6 tipologie, che va dall'estremo secco, una bollicina brut, fino a un classico dolce, ma che ricorda Sauternes o vini liquorosi, dolci. Di buona struttura. Sì. Questi sono gli insegnamenti già di mio padre, che nel 98 abbassò le rese dai 120 che erano ai 30 quintali per ettaro, e nacque così il Crivella. Questo, quando successe questo, ero piccolo, mi rimase veramente stampato dentro. E quindi con queste rese molto basse veramente si crea un vino emozionante, un vino che ha un'anima, io dico. Andiamo a degustare Meramente, che è un cuore di moscato in un vestito di brut. Spettacolare, perché i profumi riportano proprio alla freschezza del moscato, la bellezza del fiore, la qualità del frutto è spettacolare. Ma se lo mettiamo in bocca sentiamo subito che è un'anima molto più vibrante, e rinunciando allo zucchero capiamo cosa vuol dire un moscato di qualità fatto in questa maniera. Un concetto nuovo che Mongioia ha voluto esprimere in maniera monumentale. Una spinta in avanti subito su quella che è la freschezza della beva, però attenzione, non rinuncia a essere presente nel cavo orale. Bella la spinta che dà anche la parte sapida. Voglio spezzare una lancia a favore di un moscato diverso, un moscato da aperitivo che non è così stucchevole fino in fondo, ma dà sempre una bevuta che è piacevolissima. Bello il finale di questa mentuccia che torna, e questo amandorlato che però riesce a ricomporre il bicchiere in maniera spettacolare. Io ve lo consiglio durante tutta l'estate, ma perché aspettare il panettone per stappare una bottiglia di moscato Meramente? Da questo luogo, nelle langhe del Piemonte più vero, a Santo Stefano Belba, in compagnia di Mongioia, di Maria e Riccardo, io vi do appuntamento alla prossima puntata del mio amico sommelier, e con un bel cin cin con Riccardo. Vi ricordo sempre che chi sa bere bene sa vivere meglio. Ciao ciao!